Salute a tutti ragazzi da Paolo Inter, e si è conclusa un paio di orette fa la partita contro Sassuolo. Purtroppo partita, prestazione negativa di tutti i ragazzi. Si è vista una squadra che sottotono, forse anche poco lucida, una squadra comunque che poco mordente, una squadra che comunque ha deluso in tutti i suoi effettivi, specialmente nei soliti, direi, due o tre che comunque dovrebbero fare la differenza. E, diciamo, ecco, nel complesso prestazione negativa. Pareggio che vediamo fuori da un pareggio comunque che, diciamo, è diventato anche un po' oro verso la fine, perché comunque Samir ha fatto dei salvataggi miracolosi, specialmente su quel tiro di Boateng che sarebbe andato dentro se non faceva quell'intervento miracoloso. E comunque sì, una squadra completamente diversa da quella vista in settimana contro il Benevento, diciamo completamente diversa. È vero che comunque in settimana avevamo giocato contro una squadra del livello del Benevento, quindi comunque una squadra inferiore tecnicamente al Sassuolo, però contro il Sassuolo bisognava vincere perché comunque sulla carta eravamo superiori noi e l'Inter comunque doveva almeno prendersi 3 punti a Milano. Usciamo con questo punto, con questo pareggio, andiamo così a 40 punti in classifica, quindi rimaniamo dietro a Napoli che è secondo, siamo terzi, è venuta sulla Roma, praticamente la Roma ci ha preso 2 punti perché ha battuto il Torino e comunque al quarto posto c'è la Roma, sempre in attesa della Lazio, perché se la Lazio dovesse vincere arriva a pari punti della Roma, se non mi sembra un punto in più, comunque mi sembra che agganci la Roma. E quindi niente, con questo pareggio comunque siamo sempre al terzo posto con questi punti. A questo punto ci aspetterà appunto la partita di domenica prossima a Torino contro il Granata del Toro e sarà una partita molto difficile perché comunque della quale purtroppo secondo me bisognerà preoccuparsi perché se noi disputeremo una gara come quella di stasera penso che sarà molto difficile diciamo uscire anche con un punto perché Torino comunque una squadra più forte del Sassuolo, una squadra che diciamo sia tecnicamente che comunque come a livello di uomini e quindi comunque se non si cambia registro, non si cambia diciamo, e se non ci mettiamo in carreggiata, mi sa che andremo a perdere, quindi bisogna cambiare. La partita comunque 1-0-0 alla fine, sì, che non ovviamente lascia scontenti tutti noi interisti. In uno stadio, una partita combattuta, un primo tempo comunque equilibrato, il Sassuolo si è reso pericoloso anche lui, anche se noi forse abbiamo fatto qualcosa di più nel primo tempo. Loro comunque nel secondo tempo con Berardi e Boateng, comunque si sono resi pericolosi anche loro. E uno 0-0 appunto dicevo in uno stadio semivuoto tranne i 10.000 bambini che hanno animato un po' lo stadio, fortunatamente hanno messo un po' di colore diciamo nel vuoto di uno stadio a porte chiuse e quindi poi anche i vari manifesti di bu di quella campagna pubblicitaria contro il razzismo della società. E niente, quindi un punto che forse accontenta il Sassuolo, perché così il Sassuolo, un punto a Milano, per loro è oro colato, per noi sono sicuramente 2 punti persi, perché
Era una partita comunque che era da vincere, anche se comunque da quello che si è visto in campo, obiettivamente il pareggio forse è anche giusto perché comunque eravamo noi che dovevamo comunque fare una prestazione diversa e comunque avere un approccio diverso in campo. Invece comunque non è stato così perché comunque si è vista proprio un'Inter deludente. Io direi che comunque, secondo me, sono stati insufficienti tutti. Quindi, a parte Perisic e Icardi, comunque anche gli altri non hanno. Forse l'unico che si è dato un po' da fare è stato Politano, poveretto, che almeno è sempre quello che fa, si rende sempre più pericoloso, e diciamo con i suoi guizzi, scorribandi in avanti, forse quello che infatti è stato poi anche quello che si è reso forse più pericoloso con quella palla gol che ha avuto davanti a Consigli, che Consigli ha parato, ha fatto un intervento straordinario su una palla che ormai entrava e poi sì, a parte Politano, gli altri comunque hanno deluso direi molto, oltre a Ivan Perisic e Icardi. Comunque anche Vecino è stato disastroso stasera. Brozovic direi forse da 6, però anche se non, a me non è piaciuto tantissimo. João Mário anche lui forse da 6, ma è molto risicato. E i due centrali difensivi hanno retto abbastanza bene. Samir è sicuramente da 8, da 9, perché comunque ha fatto degli interventi eccezionali, e si è confermato anche stasera uno dei migliori portieri europei e mondiali che ci sono in circolazione. E prestazione parte sottotono anche disastrosa anche di D'Ambrosio, che è proprio, anzi direi quasi penoso di D'Ambrosio. Dall'altra parte Asamoah è stato anche lui comunque non è stato lo stesso Asamoah, come dicevo inizialmente, non è stato lo stesso Asamoah magari di altre partite. Comunque nel complesso una prestazione proprio, diciamo, assolutamente, una prestazione assolutamente negativa. Niente, quindi usciamo con questo punticino. Noi adesso avremo appunto il Torino, andremo a Torino a giocare contro il Granata. Però sì, è necessario comunque cambiare testa perché così non può andare. Spalletti direi da 5,5 insufficiente, Spalletti perché comunque secondo me ha le sue colpe per stasera anche lui, soprattutto nei cambi tardivi e qualche giocatore. Il Ninja è entrato, ma si vedeva che era acciaccato e fuori condizione, quindi secondo me non era neanche caso che entrasse perché comunque non ha fatto niente di che. Lautaro, anche lui, sì, forse ha un po' movimentato un po', diciamo, il reparto d'attacco, ha messo un po' di verve al reparto offensivo, ma anche lui ha creato, alla fine ha creato poco e non fa molto testo l'entrata di Lautaro Martinez. E per il resto, comunque, l'ho già detto, prestazione comunque complessivamente insufficiente. Domani farò le pagelle, domani o al massimo rifarò le pagelle dei nostri ragazzi. E quindi io vi auguro una buonanotte, ragazzi. E mi mando un bacione come sempre a Paolo Inter. Ci vediamo domani per le pagelle. E come dico sempre, anzi prima comunque vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e mettete i like al video come al solito. E come dico sempre, prima di chiudere, amala comunque, sempre e comunque. Un bacione a tutti, ciao ragazzi, buonanotte, ciao. Sempre forza niente, ciao.